Ci penso bene e guardo i numeri di quante persone hanno salito e quanti italiani sono assieme ai più forti alpinisti italiani, perché Messner, Camerlander, Martini, De Stefani, Panzeri, Merelli, Bernasconi, Mondinelli, Camandona e c'è anche Confortola. Dopo 5 giorni di acqua è uscito il sole, poi dopo però c'era il vento forte in quota, però già con il sole cominciava a asciugare qualcosina. Poi piano piano ho cominciato a lavorare, però i primi 5 giorni effettivamente che pioveva sempre e abbiamo detto ma no, non è possibile. Poi ho anche pensato che dopo il brutto viene il bello, per cui è meglio che venga il brutto prima che dopo. Quando arrivo a casa mi dice ah, finalmente adesso comincio a dormire, ma per un mese lei è sempre lì con... Invece mio papà ha dei sogni particolari, quando ho salito l'Everest ho sognato la stessa notte che sapevano che tentavo, che lui era in cima all'Everest in canottiera, che mi aspettava, pensa. Invece quest'anno non lo sapevo che stavo tentando, si è svegliato alle 5 e mezza la mattina e ha detto a mia mamma guarda che ho visto Marco in sogno, mi ha detto che sta andando in cima, va tutto bene. E mia mamma gli ha detto, ma no, non sta andando in cima più tutto il tempo. Invece stavo andando in cima all'Annapurna, pensa a te. Noi abbiamo preso 2 sherpa, ma non abbiamo preso come sherpa, proprio come vengono intese gli sherpa, nel senso di portare pesi e fare proprio il servizio tipo un piccolo schiavetto. Noi abbiamo preso 2 sherpa perché avevamo bisogno di 2 altri compagni per farci il cambio sulle tracce di salita, perché tracciare tutta la cima della Annapurna in 3 penso era quasi impossibile. Invece avendo 2 sherpa era un po' più facile riuscire a raggiungere la cima, anche se poi dopo lo sherpa, uno degli sherpa è stato male, ha avuto male, mal di montagna al campo 3, è sceso,
ci siamo trovati in quattro, uno sherpa e noi tre e basta. Però si crea un rapporto molto, molto particolare, un rapporto fraterno. Andiamo. C'è lei. Chiama l'animale che andiamo. La cima purtroppo non l'ho gustata tantissimo perché si stava chiudendo il tempo e non sono riuscito neanche a fare riprese e niente, ho fatto quattro fotografie e poi via perché si stava chiudendo. La nostra paura era di, visto che il vento ci stava chiudendo le tracce, di restare sulla notte. Già l'anno scorso è successo che il Mario Mirelli e il Pansiere sono rimasti fuori la notte a dormire. Ha dormito in un crepaccio, si pensava che erano morti. Noi abbiamo detto via via via, difatti si è scesi veloci e ci è andata bene perché il vento aveva chiuso tutto, non si vedeva più niente. Le tracce non c'erano più. Cristian è morto purtroppo su questa grande montagna che era Annapurna. Annapurna sì, a 113 salite ma a 65 morti. E il giorno che siamo stati in cima non eravamo solo io, Gnaro, Marco e lo Sherpa, eravamo in 5. C'era anche Cristian e c'era anche Abele, perché anche Abele ha avuto un lutto bestiale a casa sua. Anche lui era l'ultimo 8000 e Annapurna non l'ha voluto. Ha avuto un lutto in casa, è dovuto tornare a casa e penso che non tornerà neanche mai più a Annapurna.